Durante un temporale, Isaia Mayekise Shambe, 1870-1935, taumaturgo Zulu, Sudafrica. Inizia la carriera mistica sul finire dell'Ottocento, quando una voce durante un temporale gli ordina di lasciare la famiglia e sposato con 4 donne e di iniziare una via ascetica. Fa il guaritore e l'esorcista e nel 1906 si fa battezzare nella chiesa battista africana. Presto però suscita sospetti nella gerarchia ecclesiastica. Abbandona la chiesa battista e fonda la chiesa nazaretana, con la quale si propone come il Cristo nero. Il figlio continua la religione di Shambe, che conta 100.000 seguaci. A che è servita la sua vita? Commento: è servita a tutti quelli che hanno bisogno di una religione esterna.